Eccoci qua, siamo su YouTube, siamo con la chat, così ad analizzare le modalità che abbiamo fatto quest'anno, e manderò anche, farò vedere anche delle clip così al volo, delle modalità che abbiamo fatto quest'anno in live, ok? Io inizierei dai segati, esatto. Allora, cosa non mi è piaciuto di quello che abbiamo fatto quest'anno? E c'è una grande incognita comunque ancora da... Allora, sicuramente quello che non è piaciuto durante durante l'anno sono state le tier list. C'è stato poco seguito, anche quando l'ho fatta già in pieno gioco. Mi sembra che è un qualcosa che non piace proprio. Quindi magari si faranno a fine season, però mi sembra che non sia il contenuto migliore da portare in questo canale. Quindi questo è quello che secondo me traspare da, anche come detto su Instagram, ho visto che non c'è molto attaccamento al classificare, non interessa a nessuno principalmente. Quindi secondo me la grande sconfitta di quest'anno sono le tier list, è un vero peccato. Seconda cosa che non è piaciuta, il dominio e le TT offline non sono piaciute per niente, nessuno vuole vedere quella roba. È una cosa che il gioco ci obbliga a fare, ma ho visto che non piacciono a nessuno, quindi quelle probabilmente non le vedrete più, il meno possibile sicuramente. Un'altra cosa che non è piaciuta sono stati per esempio gli allenamenti di Pro Am. Cioè, il Pro Am è piaciuto solo quando abbiamo fatto dei tornei, i match up, tutta questa sera qui, non è piaciuto a nessuno gli allenamenti di Pro Am. Allenamenti non sono piaciuti per niente, invece i tornei ho visto, mi ricordo, nel primo torneo mi ricordo all'una di notte, una volta era una sessantina a vedere la squadra giocare, quindi probabilmente le partite di torneo piacciono, gli allenamenti un po' meno. Anche il parco, e soprattutto in current gen, perché in next gen comunque quando Gen ci andava, nonostante andasse con i random, non fosse una cosa organizzata molto bene perché c'erano poche persone. E la current gen invece al parco non è piaciuto mai, ogni volta che ho portato parco molto spesso le persone sono andate via. Quando ho visto però un po' più di interesse quando faccio il playmaker, quando faccio la saracinesca ho visto, quindi probabilmente è più importante forse vedere avere il controllo del campo e quindi magari avere uno streaming un po' meno interattivo, però un po' più per far vedere un po' come si muove il parco, come bisogna andare al parco, che è il primo step del compo in quanto riguarda la carriera, perché c'è il parco, poi c'è lo stage, si rimane lì, poi c'è il 5v5 rec, c'è la Pro Am per ride, poi c'è la Pro Am mezza serie, ossia i matchup, e poi ci sono i tornei e i tornei coi soldi. Questi sono gli step per quanto riguarda il My Career. Quindi si vede che la cosa più chill che esiste nel My Career è il parco. Quindi è una moda che comunque piace e porterò, perché prossimo anno io annuncio che sono la guardia e panchinara dei Full White, che si sono rinnovati. Adesso siamo veramente forti, abbiamo un'ottima rotazione, e in quest'anno cercherò di fare un academy del canale nel quale io sarò il playmaker e mi serve un altro palleggiatore per fare anche noi privatamente magari qualche tornino del cazzo per ride e comunque per giocare un po' così quando ci saranno veramente tanti tornei, chiaramente. Però al momento io sono il sesto uomo nella squadra, quindi... E poi c'è la grande incognita, che è l'alleanza è una grande incognita perché abbiamo avuto, è come se abbiamo fatto notte e giorno con l'alleanza. C'è stato un momento di buio dell'alleanza, perché allora la storia dell'alleanza è che ho portato, mi sembra essere stato il primo a fare questi 5v5, diciamo ognuno c'aveva il suo giocatore. Sì, devo studiare, infatti non posso streamare 8 giorni per calibrare perfettamente il tempo. La domanda è, ma all'inizio si è fatto delle cose, appena fai qualche partita in più a caso, perché se tu lo tieni come una cosa a caso viene una merda, perché se tu lo fai a caso, lo fai, che ne so, una volta a settimana, diventa pesante perché le persone in chat sono random, quindi vengono su partite di merda di cui alcune ci stanno i quit, queste cose brutte, non c'è controllo del game. Farlo come torneo diventa impegnativo per me,
L'ho fatto perché comunque vedevo seguito, vi è piaciuto, ci siamo divertiti un casino, siamo addirittura arrivati a una finale, gara 7, quindi nel senso c'è stata, potrei anche elencarvi adesso quante persone hanno partecipato all'alleanza, non sono le solite 20, ma probabilmente abbiamo raggiunto, forse potremmo dire quante persone hanno partecipato, ma secondo me siamo arrivati almeno a una 60, almeno a un 20, una 50-60 persone diverse che hanno giocato quelle partite lì di torneo. Quindi non mi sento di bocciarla, ma neanche di promuoverla, perché nella seconda parte in cui abbiamo provato a fare un secondo torneo non si è fatto un cazzo, perché era diventata troppo tossica e quindi ci sono stati dei problemi che non sono riuscito neanche io a gestire, quando ho dovuto interrompere per non andare a cercare qualcuno a casa. Andiamo nel lato quello bello del canale, ossia quello che è piaciuto, quello che è piaciuto anche a me fare ed è quello che probabilmente verrà riconfermato il prossimo anno. Allora, ho qui delle cose. La cosa che è piaciuta di più, secondo me, nel tempo, poi per quante volte l'ho fatto, soprattutto per quello che ho fatto durante le live, o anche quello che preannunciavo prima delle live, è stato sicuramente le squad builder. Le squad builder sono piaciute un botto. Il fatto che c'era un'interazione nel tipo che tu dovevi almeno prenderti la briga di dirmi che giocatori hai, e io allora un giorno alla settimana ti dicevo più o meno come andava il mercato, visto che non abbiamo noi Footbin che ci aiuta in maniera rapida per capire i prezzi, e quindi era un attimo, è molto più semplice sia così, e non avendo neanche la scheda di acquisizione in quel periodo, quindi dovevo per forza andare sul sito e si laggava, mi ricordo in quel tempo si laggava un botto perché il PC non sopportava quel tipo di ping pong tra Streamlabs e Google Chrome, e è una cosa che comunque nonostante laggasse la gente rimaneva lì e aspettava il suo turno, addirittura si mette in fila. Quindi è una cosa che sicuramente bella, Danone, buonasera, buonasera. Quindi sicuramente gli squad builder sono piaciuti, quindi verranno riconfermati anche il prossimo anno, un giorno alla settimana faremo questi squad builder. Ora, avendo la scheda acquisizione più semplice, basterà fare un share play per vedere un attimo la squadra, quindi probabilmente se ne faranno anche di più, dando magari un po' di priorità a chi è sub, magari salta a fare il salto da fila, quello è chiaro. Però quello verrà sicuramente confermato, squad builder, quello non me lo leva nessuno, l'ho fatto io per primo mi sembra, ho preso da copia e incolla da quello che fanno su FIFA, l'ho riproposto su MyTeam con i mezzi che abbiamo, ossia quel sito ambiguo che non ci dice manco i prezzi. Quindi quella è stata una cosa che è stata fatta, quindi io segno rosso e squad builders. Poi chiaramente verranno confermati i pack opening, questi vostri, nostri, di chiunque voglia aprire un pacco è ben gradito che venga qui, e nessuno, non manca a stimolare la ludopatia, però non siamo neanche contrari a che se uno si vuole spacchettare tutto nessuno gli dirà guarda non farlo, cioè mica sono il tuo contabile, quindi non mi interessa se vuoi mettere soldi nel gioco, e noi siamo contenti di darti supporto e magari farti trovare qualcosina. C'è una l'Unlimited, chiaramente è una grande vittoria, perché sia io che Gian ne abbiamo fatta parecchia, e mi sembra che fino a che il gioco non è esploso, sia verso marzo-aprile, era un gameplay godibile, soprattutto perché quando si startava una partita c'era la possibilità, in quel momento, visto che la gente si sta allenando per i 250, di beccare gente molto, molto brava, e quindi era divertente anche per giocarle certe partite, magari alcune no. Però c'è stata un'ottima resa del gameplay, soprattutto per quanto riguarda l'Unlimited, che è un'altra modalità, chiaramente, che dovremmo portare, perché fa parte del gioco e a me anche diverte farla. Soprattutto se la fanno bene, fa piacere. Chiaramente il grind, quello è d'obbligo, anche se vi dico, da me vedrete poco un grind, perché il mio grind sarà più per la carriera, quindi io grinderò più per la carriera che per il MyTeam, perché mi appoggerò molto all'inizio a Polato, che è uno che grinda molto da solo, quindi magari non come quest'anno mi vedrete fare taco, perché l'ho fatta alla fine, però quindi come l'anno scorso, nei primi mesi di solito io mi appoggio molto a Polato, e se non vedo qualcuno che mi dà una mano sul mio account, di solito io ormai neanche lo inizio. Draft, che è una roba nuova, hanno messo altra roba nuova che andrebbe esplorata, non mi aspetto nulla di buono dal draft, ad essere sincero, però magari hanno fatto bene, non si sa mai, andremo a esplorare questa storia comunque online,
Quindi sicuramente farò, quindi probabilmente farò molto draft, molto al limite, molto poco grind, tutta questa storia qui. Quindi questo è quello che farò per quanto riguarda Made In, perché io sarò molto spesso, mi troverete al parco. Quello è quello che vi preannuncio. E quindi quella è la situazione. Quindi questo sono più o meno i promossi di quest'anno, ecco, diciamo, quindi... Questo è quello che penso io. Poi, novità. Cosa ha inserito al gioco? E cosa io vorrei portare di nuovo? Intanto vorrei portare, come ho detto prima, il grind della carriera, livello 40. Proveremo dal day one ad arrivare al livello 40 in carriera, perché ho la certezza di avere il livello 40 al My Team, aiutando un popolato. Quindi io, avendo la certezza del livello 40 su un account, potrei provare a fare, per cazzi miei, il grind livello 40 della carriera. E quindi ora non si sa come si dovrà fare, ma è una cosa che vorrei tentare di fare, almeno da, perché sennò i full white avranno tutti sto badge point, quindi è interessante soprattutto per nei matchup di Brem, nel caso in cui debba giocare. Comunque bisogna farsi trovare pronti, come il buon Manu Ginobili, bisogna farsi trovare pronti a eventuali convocazioni, magari in qualche torneo. Quindi comunque il batch point lo dovrò fare, e spero di farlo con voi, con chi ha la PS5. Faremo il giocatore, andremo al parco. Comunque qualche nome in testa già ce l'ho, che hanno la console, quindi ho già più o meno tutto organizzato per quello che si dovrà grindare, o in rec o in grind. Infatti farò un playmaker come primo giocatore. Poi, cosa vorrei portare il prossimo anno? Allora, mi sono messo d'accordo con alcuni amici miei che avevano voglia di fare un po' di NBA Talk. Ora, non so da quando portarlo. Non so se neanche se sarà un appuntamento settimanale, però saranno dei recap della stagione NBA, magari di qualche ora, che porteremo durante l'anno come esperimento, perché comunque è una cosa che mi piacerebbe fare. È la grande novità del prossimo anno, probabilmente. Quindi, per uscire un po' dal gioco, perché comunque a me, io l'NBA la seguo, quindi, cioè, nel senso, è la grande novità. Poi, se sarà possibile, questa è l'ultima, se qualcuno vorrà, o se sarà il modo, cercherà di portare delle wager. Delle wager, quello sarebbe interessante da portare. Quindi questo è meno tutto quello che volevo dire, e quindi niente, grazie per l'attenzione, spero di essere stato abbastanza chiaro. Questa cosa la dirò un po' ovunque, e quindi è così. Spiera, intanto va andata allo scientifico, gli facciamo in bocca al lupo. Per i tuoi anni non si fa un cazzo, devi stare tranquillo.